Movimento 5 Stelle al Comune di Salerno sulla vicenda della sfiducia all'assessore Natella, che posizione ha? Allora, per prima cosa tengo a precisare che della manutenzione del verde pubblico me ne sono interessato sin dalla campagna elettorale. Quindi il problema della manutenzione è preesistente al problema delle cooperative, quindi dell'inchiesta che tutti noi sappiamo aver investito il comune. Quindi la manutenzione del verde, delle strade, di tante altre cose a Salerno non va a prescindere dalle cooperative, a prescindere dall'assessore in carica. Sappiamo bene di chi sono le colpe, una città amministrata da 30 anni dalla stessa persona o da persone che di cui fanno le veci, di cui altri fanno le veci, e quindi mi sembra paradossale addossare a un assessore che è in carica da 9 mesi tutti i problemi del verde pubblico. Stai dicendo sostanzialmente che la posizione, la critica che il presidente De Luca ha rivolto a Natella è un modo per scaricare su altri le colpe? Ecco, proprio questo voglio dire, cioè mi sembra paradossale che colui che è il vero dominus incontrastato della politica salernana da 30 anni, che ha messo su il sistema delle cooperative, che già funzionava male quando c'erano, immaginiamo poi quando poi sono state investite, adesso è proprio lui che invece critica l'assessore che da 9 mesi non è riuscito a risolvere i problemi. Allora, intendiamoci, certamente poteva essere gestita l'emergenza meglio. L'abbiamo detto da subito che bloccate le cooperative, la gestione del verde pubblico doveva andare in carico in capo alle società partecipate, quindi Salerno Sistemi avrebbe dovuto arrogare a sé questi compiti e gestirli nel frattempo di una rivisitazione, anzi probabilmente la rivisitazione sarebbe stata proprio quella di affidare il verde pubblico a società partecipate. Tornando alla apertura dell'intervista, mi pare che voi non sosterrete questa mozione di sfiducia. Allora, noi sosteniamo una mozione di sfiducia verso tutta l'amministrazione comunale, quindi diciamo rilanciamo la nostra sfiducia verso il sindaco e anche verso l'assessore Natella e verso la giunta, che sono certamente complici di questo stato di cose, perché chi fa parte di questa giunta e chi ne ha fatto parte ben sapendo i problemi che aveva la città di Salerno e soprattutto di non poterli risolvere, perché di non essere liberi politicamente, ecco, certamente non esce bene.